16 agosto 1924. Viene ritrovato in un bosco nei pressi di Riano il cadavere di Giacomo Matteotti, deputato e segretario del Partito Socialista Unitario, rapito e ucciso da elementi della CECA fascista. Aggredito il 10 giugno mentre usciva di casa e caricato a forza su un'auto, viene ucciso a pugnalate e il cadavere è seppellito in una fossa in località Quartarella, a pochi chilometri da Roma. 10 giorni prima di venire ucciso, Matteotti aveva pronunciato in Parlamento una durissima requisitoria contro le violenze fasciste. L'11 giugno sarebbe dovuto intervenire in Parlamento per denunciare, molto probabilmente, gravi casi di corruzione che chiamavano in causa lo stesso capo del fascismo. Il 16 agosto del 1924 viene trovato il cadavere di Giacomo Matteotti. Matteotti era stato rapito e poi ucciso il 10 giugno da una squadraccia fascista guidata da Amerigo Dumini, un personaggio losco ma molto vicino ai vertici del fascismo. Matteotti era il segretario nazionale del Partito Socialista Unitario e si era distinto per la denuncia molto determinata dei brogli elettorali e delle violenze che erano state messe in atto dagli uomini di Mussolini. Secondo molti fu questa la ragione che determinò la sua morte e l'ordine di Mussolini di eliminarlo. Altri però sostengono una tesi diversa, che Matteotti aveva scoperto un enorme scandalo petrolifero che chiamava in causa direttamente Arnaldo, il fratello minore di Mussolini.